gente ci avesse la disponibilità della figa. Allo stadio non ci vai a fare i casini, se scopi non vai allo stadio a fare i casini, la figa è portatrice di pace. Capito? Se c'hai una che ti chiama, oh, te faccio un bombolone, vieni, de corsa, la curva vuota, la curva vuota. Non devono mettere i torelli prima delle curve, devono mettere una, zucchioni, e vai là, stai, oh, bravi, bravi, a me il calcio mi piace, bravi, bravi, chi ha vinto, abbiamo perso, sti cazzi, sti cazzi, sti cazzi, c'è una, ti fa un bel zucchione, capito, capito, e metti la pace, col zucchione metti pace, metti, guarda la signora come ride, se ricorda i zucchioni di tanto tempo fa, perché te pare, e che cazzo, ognuno c'ha i zucchioni sua, che cazzo vuoi da me, il zucchione mette pace, capito, la devi paracadutare gnocca, figa, pediatri, pappe per i bambini, no, le cazzate, i marescialli, i bersaglieri, i generali, la gnocca devi mandare nel mondo, mette la pace. Bisogna andare, bisogna andare, bisogna lavorare, lavorare, corri, 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 bisogna correre, bisogna correre, corri, 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 devi correre, corri, cazzo, corri, corri, corri. Io nel 94 sono andato, la prima volta sono andato a Milano, allo Zelig, ho fatto dal 94 al 98 e poi mi hanno cacciato via pure da lì, allo Zelig di Milano. Corri, corri, io senta, mi scusi, via le multe, corri, corri, non sono di Milano, corri, 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 senta, mi scusi, l'informazione, gentilmente, l'informa, corri, corri, cazzo, corri, 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 senta, a un certo punto ho iniziato a correre, dove va a fanculo, ho iniziato a correre, dove vai? Una mischia, Milano, ma pure i disoccupati corrono, ma dove cazzo vanno? Ma un popolo che corre sulla scala mobile, ma secondo te quanti anni c'hai? Secondo te che c'hai 12 anni, uno che corre sulla scala mobile, è normale? Sei mobile! Testa di cazzo, ci arrivi, e ti danno una medaglia con la bandiera! Che corri sulla scala mobile! Permesso, corri, corri, corri. Noi romani invece che famo? A valigia la mettiamo sul manione, e sfriziona. Loro rosicano, non si può fare, ma no, si può fare, si può fare. Una mette sul manione, ma poi se non lo fa, che cazzo, entrare nei centri sportivi frequentati dai figli, per legge, tu a tuo figlio lo lasci e lo vai a riprendere, a noi manco ci accompagnavano, a 10 anni piavi l'autobus, noi stavamo in gruppo, il gruppo ci salvava la vita, soli, tutti soli, soli! Non parlano neanche più tra di loro, o se parli con uno a 10 anni che te dice? Con uno a 10 anni che te dice uno? Ma parlano come i marziani, ce l'hai l'HG app troppo, iPod. Ma che cazzo ne sei in culo, ragazzi? Ma vattene a fanculo, te e tuo padre! Ci davano certe pizze, pam! Io sono nato tra il sacro e il profano. Mia madre si faceva il segno della croce ogni 7 secondi, mio padre certe bestemmie, mio padre certe bestemmie, mio padre inventava la bestemmia, piava il calendario dal primo gennaio al 31 dicembre, gli finivano i santi e si inventava, Ermenegaldo, che cazzo ne so. Mio padre è un uomo severo, mi menava con la cinta, piava la cinta, la metteva per terra, mi piava in braccio. Mio padre lo chiamava nel Zor Mosè, perché con le bestemmie apriva le acque, arrivava a Ostia, porco de qua, porco de là, porco de qua, porco... apriva le acque, porco de qua, ci asfaltava, arrivavamo a Stintino, porco de qua, porco de là, col faraone di dietro, Sor di Carlo, non andate, se faccia li cazzi sua, porco de qua. Qualcosa, stavo tutto quanto così, vado in America, in America, finalmente anch'io, vai. C'è un piccolo colloquio preventivo, mentre fai la fila, vera, tutta vera. Da lì ti chiedono, allora, lei ha intenzione di andare in America perché è un viaggio, così una cosa, ha intenzione di assassinare il presidente? No, ti dicono, è una proforma. Dice, certo, assassinare no, magari se mi capita un vaffanculo, ma romanamente, capito? Vaffanculo, romanamente, è finito. Perfetto, arrivi lì e devi compilare questa cosa. Questa è meravigliosa. Guarda, è affetto da malattia contagiosa, disturbi fisici, fa abuso di stupefacenti, è tossicomane. Con tutta la vostra, sì. Perfetto. Senti, è mai stato arrestato o condannato per aver commesso un'azione depravata? Qualche pippetta con vestro, con postal market, ma... No, non di più. Senti, ha mai svolto o svolge attività di spionaggio? Sabotaggio, attività terroristica. Stavo con i calzoncini. Sto con i calzoncini, con i calzettoni bianchi, corti, qua ciabatta, col cappelletto, col zainetto. Genocidio. Tra il 33
o il 45 ha mai preso parte in qualche modo alla persecuzione della Germania nazista? Sono del 66, ma che cazzo vuoi da me? Un'onda emotiva straordinaria, ho visto per la prima volta romani fare la fila a un funerale per 10, 12, 15 ore. Io in 40 anni non avevo mai visto un romano che si mette in fila per 15 ore. Non esiste! Uno di Roma non esiste e fa la fila per 15 ore, manco se è il funerale della madre! Dice, è mia madre, però pure da morta rompe i coglioni. Un romano vero lo dice! Perché è nell'indole e nel DNA di questa città. Noi siamo indolenti, dissacratori, e quando diciamo una battuta diamo una cortellata, non è mai una battuta, una cortà. È tutto un equilibrio, come diceva Scorossi, un equilibrio. Ti approfitti perché sei grosso. Ciao amici, ti rompiamo il culo. I romani, guarda come cazzo mi pare, si alza. Io ho stimolato. Noi scendiamo da Enea, Ascanio, Anchise, che arrivano, si risponde, poi c'è Rea Silvia che tromba con Marte, nascono i gemelli Romolo e Remolo. Li mortacci tua! Romolo e Remolo! C'era Schiracher, che scrive lui, il francese ci ha scioccato, il francese! Il francese! Ma che cassatona! E lo sfoglio un po'! C'è l'apo! L'apo! Uno che si chiama già l'apo! L'apo! Dai, dai, dai che ti porta a pisciare, l'apo! Labo, non mi pisciare sul divano, Labo. Labo. C'è Labo che... Labo va al Lingotto che sta a Torino per la fiera del libro. La fiera del libro. E lo fanno consulente per settore giovani e cinema. A Labo. Lui che non azzecca un congiuntivo neanche sotto morfina. A Labo! Labo, stiamo fando il nuovo libro, stiamo fando il nuovo libro, se c'era il vivo il nonno, il bisnonno, Giovanni, quello che si è inventato la Fiat, Giovanni Agnelli, si inventò la Fiat e andava nelle officine e si sporcava le mani di grasso, stava con gli operai, il Natale il bisnonno lo faceva con gli operai. Ecco la terza generazione, questa è la terza generazione, quelli hanno venduto a Miami. E l'hanno fatto presidente degli operai, lui il presidente della Fiat è Lapo, quindi gli operai vanno a sentire il loro presidente, ma giustamente chi meglio di lui? Gli operai, chi meglio di lui come presidente, uno abituato a piallar culo, poteva essere presidente degli operai, che sono 100 anni che sono abituati a piallar culo l'operai, chi meglio di lui? È un disegno politico. C'è uno che te lo mette al culo perché lo sa. Volume, vero o no? Vero o no? Già fatta! Io vedo giovani uomini, giovinastri, uomini, punto, dei 40 anni, dell'età mia, uomini. Col monovolume. 6, 7, 8, da soli. Da soli in giro per la città, da soli. Per i semafori, una solitudine. Lo vedi ogni tanto qualcuno, gli viene la faccia e mi dici dai, bocca dentro, famo una chiacchiera. Dai, i 7 e 8 dentro l'8 e 50, te, tuo padre, tua madre, tua sorella, tuo fratello, tuo cugino, l'amichetto di vicino casa che andava con i vicini, noi eravamo la generazione che l'amichetto di casa andava con te, se davano i pupi, era gente, me il pupo, mi ripiglio il pupo, ti ripiglio il pupo, sta con voi, sono contento, sta, oh, e te dicevano, oh, non dà fastidio, arrivavano a casa, hai dato fastidio alla signora, pa, prima, papà, ma che ho fatto? Ah, lo sai che hai fatto? Cazzo! Prevedevano il futuro, leggevano il futuro. Lo sai, ce lo sai. Tua madre non parlava, tua madre ti guardava, ti faceva cacare addosso con lo sguardo, perché gliela faceva.
con lo zoccolo a effetto. Uno, due, tre, zoccolo al volo, fum! Qua, lo zoccolo qua! Lo zoccolo sembrava che andava da un'altra parte e te piava qua! Quelle mamme ti dicevano, dove vai? Andiamo a giocare a pallone, non sudare. E come cazzo faccio? E come cazzo faccio? Quelle mamme dicevano, dove vai? Ma a Ferragosto andiamo con amici, andiamo tutti a Tunisi, famo il viaggio. A Ferragosto a Tunisi. Portate un golfino. A Ferragosto faranno 72 gradi all'ombra, ma a Tunisi. Lo sai che ti rispondeva lei? Non si sa mai. Te lo metteva al culo col dubbio. Ti facevano crescere con il dubbio. Cura. Ma è un medico onesto, non te, un medico vero ti dovrebbe dire: te sei sfonnato, te sei fatto 10 anni di cocaina, sei andato a letto alle 4 della mattina per 12 anni, ti sei fatto un chilo di hashish al giorno, 22 litri di vino, hai scopato con l'elefante e poi vaffanculo! Che qui c'è gente che vuole vivere, vaffanculo, mori i pagliazzi tu, non te lo può dire. Te diciamo, vediamo, facciamo qualcosa, non è il farmaco, è come la conduci sta cazzo di vita. Le diete non esistono, puoi mangiare quello che cazzo ti pare, basta che te muovi, te devi muovere. Devi correre un po', devi nuotare un po', devi camminare un po', poi puoi mangiare quello che ti pare, se non c'è una patologia. Però nella norma, è come conduci la tua vita, c'è il farmaco, che cazzo, che ci devo fare? Dipende da quello che hai fatto prima. Se ti sei fatto 6 anni di cocaina, qualche mosso cazzi tua, cosa vuoi da noi? Solo che l'80% della società è drogata di qualsiasi cosa, di Exodan, di valeriane, di calcio, di televisione, ognuno ha la sua di droga. Hai visto, no, su 1 milione di banconote a Roma, 1 milione di banconote controllate, un milione di resti, residui di cocaina. Infatti hai visto la gente quando cambia i soldi, aspetta, aspetta, ti cambio io, dammi qua la diotta, te la cambio io, da cazzo, ce l'ho, squicci, te la cambio, cazzo. Passato, per capire un po' che cazzo stiamo a diventare adesso, perché quando vedo quello che succede in curva, no, io sono romano, e poi io giro per l'Italia, mi devo fare 20 volte il culo in giro per l'Italia, perché poi arriva un romano nei teatri d'Italia e devo ricominciare a spiegare che la mia città non è soltanto la città di 30-40 test di cazzo, ignoranti scappati dalle scuole senza rispetto per la vita dell'altri, ma la mia città è anche la città dei sordi, di Anna Magnani, di Monica Vitti, di Petrolini, di Trilussa, di Belli. Questa è la mia città, questa è la mia città, la mia città ecumenica, la mia città è dove se magna in 10 se magna pure in 11, la mia città è questa, la mia città è magnata. No, te puoi far bagno, non ti preoccupare, sto a scherzare, vieni con noi, non ti preoccupare. Si c'è sete bevi, si c'è fame magni, questa è la mia città, questa è l'eredità che mi hanno lasciato i miei. Non ti preoccupare, non ti chiedo tanto vieni, che hai fatto e chi sei, c'hai fame? Magna, poi vattene a fanculo, è l'essenza della mia città. Nel calcio scommesse c'era intervistano Moggi senza contraddittorio, su TV sono i seccazzoni, c'è Vialli che ti dà l'idea per pulire il calcio. Lui che si bombardava prima delle partite con tutta la Juventus, quella Juventus la si bombardava, lui dice c'ho un'idea, lui dice io c'ho un'idea per pulire il calcio, li mortacci tua, lui dall'Inghilterra, ma rimani là e vattene a fanculo. Me lo rimedi intanto? Avevo chiesto quel bastone, quel pezzo, quello della scopa un attimo, no? Allora, sul Corano c'è scritto dare i soldi a prestito è immorale. La legge islamica dice che dare i soldi a prestito non si può fare, è immorale. Valla a dire alla Banca di Roma. Ma è la BNL. Sei la Banca di Roma quella lì. Siamo la tua amica banca. Perché ha messo la catena alla penna? A fiò da una mignotta. E quindi... sai quello là in televisione, quello... Ho fatto la banca. Come sono quelli là? I consulenti globali, brava, brava. C'è questa
Dammi sta scopa, Luca. Sì, gentile. Ce l'hai al volo? Se no faccio senza, dai, faccio senza. Se no, aspettiamo la scopa qua. Se no. Che? Questa me vuoi dare? Io la prendo perché è un gesto umano il tuo, ma guardate che a Roma, solo a Roma succede, lo dire, che da stampella. Solo a Roma, questo è il massimo dell'umanità secondo me. Sei, io ti voglio bene. La stampella, ma straordinario. Quello là, è meraviglioso. Sai quello lì, in televisione, quello là, che è tutta, ho fatto una banca intorno a te. È intorno a te. La banca è tutta intorno a te. E tu, questa non è altro che la metafora, è la circonferenza del bucio del culo che lui ti vorrebbe fare. Guarda che circonferenza. Fai raggio per 3,14 e ti calcoli il buco del culo tuo, che è leggermente più largo degli altri, perché te l'hanno fatto leggermente più gli altri. Lui sta nel deserto, c'ha uno zeppo e una poltrona. Io devo dare tutti i miei risparmi a uno che gli hanno pignorato tutto. Ma vattene a fanculo, Ennio Doris, te è il principale tuo. Avevano messo lo speaker, quello che avverte l'apertura, lato sinistro. Fermata. Anagnina. Mi aspetto una voce così, un po' più. Apertura lato sinistro, fermata Anagnina, almeno. No, avevano messo una voce femminile, ma del nord, a Roma. C'era gente sulla metro, faceva... E che cazzo è sta mignotta? Sta puttana, li mortacci tui. Vero, perché c'era apertura lato sinistro. Fermata Ponte Lungo. Ma devi mettere uno! Ma primo sulla sinistra! Devi da scendere a testa de cazzo! La fermata te la guardi! Così devi fare! Ma che cazzo! Come cazzo si chiama? Il piemontese, il savoiardo, Camillo Conte e Benso di Cavour. Quello, il grande ladro, il ladro che ha saccheggiato tutta l'Italia, si inventa l'Italia che non c'è, non esiste. I napoletani, ognuno per i cazzi suoi. I napoletani col regno delle due Sicilie, con Franceschiel. Nurre, l'ultimo dei Borboni, Franceschiel, che mangiava il maccherone che emana, la mamma francese, François, che scritto fe, ma mangia boffa da walla, da facile ci mangiasse quattro maccherone. Noi un giorno faremo un papa, torneremo sotto sua santità, almeno viviamo come cazzo dicono loro, e faremo un papa, lo chiameremo Pio, tutto. Le chiese sono vuote perché non è più credibile che parli della fame nel mondo e arrivi col 5.000 Mercedes sec e benzina con crocefisso d'oro di 8 etti. Hai capito perché la chiesa è vuota? Le chiese sono vuote perché arrivi te col Mercedes col crocefisso di 8 etti. Ma dove cazzo vai? C'è. Nell'aria, nello spirito, nella gente. Ma se ci fosse ancora in carne e ossa Gesù, quello te lo strapperebbe lui. Lui te farebbe lo strappo. Che cazzo c'è 8 euro? Dai, andiamo alla squaglia, che lo vendemo e famo mangiare. Almeno 700-800 mila persone mangiano. Due, tanto andiamo via, che cazzo ce ne frega. E due navigatori satellitari. C'era uno da 1500 euro e uno da 2800 euro. Che cazzo serve? Cioè, quello da 2800 euro dice: la seconda a destra, gira, svolta, dritto. Cioè, quello da 1500 fa, che dice, fa, cazzo, scusa, guarda, è passata una bella surca, ma la so guardata, scusa, dovevi girare, mi devi dare scusa, no, scusami, no, guarda, mi devi dare scusa, no, mi devi dare scusa, no, torna indietro, torna, ebbe con tutta sta figa. Ti ricordi? Scusa. Le bombe intelligenti, gli italiani erano convinti che 72 tonnellate di tritolo colpiscono l'obiettivo. Solo i cattivi. 72 tonnellate. E se sono imparati. Abbiamo rovesciato le parole. E se siamo messi a parlare. Guerra preventiva. Guerra umanitaria. Ma come fa? Ma tu vai a scuola. Ci vai a scuola. Ma come fa a essere una guerra umanitaria? Come fa? Quando parlo, andiamo a aiutare i bambini. Per aiutare i bambini non devi mandare un bersagliere, devi mandare un pediatra. No, dove stanno i genitori? Non devi mandare un bersagliere o un carabiniere. Per aiutare i bambini devi mandare un pediatra. Se tuo figlio ha le tonsille, dove lo porti? Alla caserma dei carabinieri, li mortacci tua. Lo porti al bambino, Gesù o no?
signora, dove cazzo guarda? Le sto a un millimetro. Guarda là, c'ha l'ambirizzita all'occhi. Il fuoco amico. Oh, il fuoco amico. È amico il fuoco. Certo, ti lascia dei leggeri brucioli al buco del culo, ma amichevolmente. Cioè, devo ragionare, no, ragionare. Come è possibile? No, calma, no, bisogna ragionare su sta cosa. La bomba intelligente. Che cazzo è la bomba intelligente? Intelligentemente prende là, poi c'è il fuoco amico. Intelligentemente hanno preso, senti che hanno preso. 4 scuole, 3 asili nido, 2 mercati. Ma chi cazzo bombarda? Ray Charles. Io mi immagino sul B-52 c'è Ray Charles, c'è Stevie Wonder. We are the one, we are the winner, we are the one, make a prayer day. Ragazzi, allora, o fate le bombe in braille o attaccategli a un cane lupo, almeno sa dove cazzo andare. Si è trasformato, una volta c'era, ciao, faccio l'elettricista, faccio impianti, a norma, tutto a posto, quando mi vuoi chiamare, vengo, presso i modici, sì mi vuoi chiamare, sì non mi chiami, è pure meglio, a Roma sai, no, se tu hai una, dicevo, c'è da lavorare, il telefono senti, l'aspirazione è questa, è il canotto, fanno tutti capire, c'è da lavorare. Che a Roma sai il lavoro te piace sempre, ma a proposito dobbiamo fare sì tante orze, fammi uno squillo domani, va, porta, ciao, sono un idraulico, guadagno come Totti, chiami idraulico il sifone. Ti prende la madre, vide sempre da circonferenza tua, da via là, cercano un sales manager, un product manager, un medical advisor. Ragazzi, quando incontrate qualcuno e ti dice ciao, sono un sales engine, mannala a fanculo subito, perché te sta pià per culo. Quelli che ti danno i bigliettini, grande uff, chief, prof, drig, arc, ciric, sbarrano, poi dicono tu mi puoi chiamare Ciro. Ma vattene a fanculo. Vattene a fanculo subito. Subito, subito, senza pensarci. Un project account. Account. Ma che cazzo fa l'account? Che se fa un account? Viene uno, ti dà, senti, ti do 20 euro d'account, questo è l'account, poi facciamo tutti il salding con calma, andate prenditi l'account, ti do l'account, non ti preoccupare, facciamo tutti il salding. Poi un project designer, poi un control merchandising GTA, un technical sales expert manager, un responsible manager, uno specialist English for China, un project analyst, un sales manager, un sales manager, asset consult account. Ma secondo i cazzi tua, se io ero un sales account engine, mi stava rompendo i coglioni sulla collatina. Secondo i cazzi tua, ma come minimo stavo sull'Enterprise a chiappettarmi il capitano Kirk e tutto il suo cazzo d'equipaggio. Poi prendevo l'astronave perché sono un sales engine consult, andavo su Gardaland e pisciavo sulla nave di pirati. Ma fai un foglio di merda dove scrivi stiamo a cercare due manuali a grotta ferata e vaffanculo. 158 proclamazione della Repubblica Romana. Il Santo Padre, il Papa scappa, va a Gaeta. Il triunvirato romano proclama la Repubblica, 1858, Mazzini e compagnia bella. Al quinto punto della Costituzione viene abolita la pena di morte, nel 1858 eravamo la Repubblica più moderna del mondo, nel 1858.
arrivano i francesi e affogano nel sangue la Repubblica Democratica di Roma. 1870, porta via, a ritornano sti cazzo dei francesi e prendono a cannonate un'altra volta la città. Nel 1858 l'hanno presa a cannonate dal Gianicolo e dal Vascello. Nel 1870 bombardano porta, sta cazzo di Porta Pia, perfetto, insieme ai piemontesi e tutti quanti gli altri. Erano quelli di Fraternité, Égalité e Humanité, perfetto. Un'altra volta, 9 luglio 2006, Berlino, ore 22:11. Tre seghe, pallone, palo, vattene a fanculo, vattene a fanculo. Erano 150 anni che aspettavo sto cazzo de momento. 150 anni, sto cazzo de momento. Sono da Piazza Farnese, ho pisciato sua ambasciata. A Piazza Farnese, va a fanculo. Padre, voleva dire delle cose, te lo ricordi? Stavo malissimo all'angio, apre le finestre, ti ricordi? Non gli uscì dalla voce, ha dato... Io ho questa immagine sua, questo uomo pieno di forza e di grinta, che da una manata sulle Gio, forse gli è scappato pure un mezzo, magari un mezzo, forse mezzo gli è scappato pure, stando lì. E se n'è andato, se n'è andato, staccatemi sto cazzo di ossigeno, mandatemi al... Giovanni Paolo II, prima di andarsene, dice: staccatemi sta cazzo di macchina, basta con le sofferenze, mandatemi al padre mio! L'ha detto Giovanni Paolo II. Allora oggi no, oggi la morte non la decide più, non la decidi te, la decide o un cardinale o un deputato. Ma come? Ma la morte non la può decidere nessuno! La decide la vita, la morte la decide la vita e decide la morte, e la morte fa nascere con la vita. È il mistero di ognuno di noi, non ce la può venire a dire né un cardinale né un deputato. Ce lo dice la nostra coscienza personale, individuabile e inalienabile da te stesso. L'anima ha un'anima. Allora io non so come la pensate. Ma se mi dovesse succedere, staccatemi sta cazzo di spina, perché non me voglio né cagare addosso, né pisciare addosso e né vomitare addosso. Voglio la dignità della vita, non l'assurdità della sofferenza. Voglio la dignità della vita, non la sofferenza tout court. Vaffanculo! Tecnologizzato del mondo, gli Stati Uniti d'America non hanno catturato il Mullah Omar. Il Mullah Omar gli manca un occhio, c'ha una gamba di legno, gli manca un occhio e ha una gamba di legno ed è scappato nel deserto afghano col motorino col cugino Abdul Ekmadal, corciao in due, corciao cieco d'occhio con una gamba di legno, due col motorino, corciaetto. Noi in Afghanistan chi ci abbiamo mandato? Gli alpini in Afghanistan. Io lo dicevo 5 anni fa, gli alpini, chi mi conosce lo sa, 5 anni fa, gli alpini in Afghanistan, c'è il deserto, sono andati con le piccozze là, ci piace il vino, noi siamo alpini, la piccozza nel culo se sono scalati lo scroto. Ma io dico, ma a Baghdad abbiamo mandato i carabinieri, ora con tutto l'amore che ho per l'arma, i carabinieri a Baghdad. Tu ti immagini la scena, passano due col motorino e giovanotto gentilmente a coste patente il libretto, andando senza casco, documenti, grazie, Mullah Omar de Catanzaro Lido. Ma dove cazzo loro? Se c'è qualche toscano, c'è qualche fiorentino, non si offenda, non si offendesse, perché I fiorentini è il popolo, lo devo dire, è il popolo più razzista del mondo. La cultura è loro, il vino è loro, e il Brunello de Montalcino che tagliano col Cirò. Il Brunello di Montalcino lo tagliano col Cirò calabrese, non ti preoccupa. E Brunello, noi perché siamo, capito? Noi abbiamo, non ti preoccupa, abbiamo Brunello, dai, stappa. 89 euro, capito? Noi stappiamo, i fiorentini, cioè, rattappano. Capito? Perché siamo gaggi. Tutta roba loro. I piemontesi, che cazzo gli devo dire a un piemontese? Cosa gli devo dire a un piemontese? Nel 1870 sono venuti quei francesi a prendere a cannonate la mia città, è passato un vetturino romano, Gigi, a Gian Dugliotto, a che te spari?
Dobbiamo fare l'Italia. Primo, chi cazzo ti ha chiesto niente? Secondo, a 20 metri c'è un cancello aperto che se ti appoggi, se apri, a testa ti cazza la nocciola. Veramente, veramente, veramente. Andrei a Milano un giorno, e ti dico, a Piazza Missori, è il centro, non fai conto come da noi, Piazza di Spagna, ok? E c'è la metropolitana. Sotto c'è un reperto archeologico che non è altro che un collettore dell'acquedotto e un collettore della fogna, ok? Ci sei? Sono due collettori, quindi la fogna con la fogna, l'acquedotto con l'acquedotto, ci stai? Giusto? Ci siamo arrivati. Perché loro 2000 anni fa, sti ostrogoti questi qua, pisciavano laddove bevevano, sono arrivati 3-4 petroliani e hanno detto, ma che cazzo state a fare? Bevete, indopisciate, morite tutti, no? Via l'infezione, dovete fare una fogna da una parte col collettore e l'acquedotto dall'altra. Sono partiti 2500 anni fa due idraulici da Testaccio e da Trastevere, Ughetto e Arvaro, con un po' di canapa indiana, sono nati là, un po' di guarnizione, e gli hanno diviso l'acquedotto da dove bevevano. Ci sono a Piazza Missori, c'è scritto pure sotto, collettori di epoca imperiale. Io ogni volta che passo lì, e vai, mi giro, a barbari, e più a metro. Ci siamo. A volte penso, se 2500 anni fa quei due idraulici se fossero fatti i cazzi loro. Vai su a Bolzano, vai! Io sono stato dentro una boutique, ho detto, mi scusi, signorina, gentilmente, siamo in Italia, capito, una parata, capito, vabbè, mi sono servito da solo, chiaramente, sbustavo tutto, giusto, no? Un quadrarolo a Bolzano, è un film, un quadrarolo a Bolzano, è un film. Precisi loro, se suoni multa, e io lì, dai, far favore, subito gliel'ho infilata, beh, far favore, grazie, far favore. Sbusto tutto, metto dentro, poi ero due magliette e un pantalone, metto dentro, saluto, arrivederci e grazie, me ne vado. Signore, gli ho detto, mo me capisci? Signore, prima unde va? Ho detto, unde, ho capito, va. Far favore, dimmi quant'è l'immortacci tua. E i morti, oh, sono internazionali, sono onomatopeico, te capiscono tutti. C'è un mulino bianco. Dopo 25 anni di mulino bianco, è normale che la testa ti si devasta un po', perché i bimbi del mulino bianco si svegliano senza neanche una caccoletta agli occhi. Io c'avevo il moscato d'asti, me lo tagliava con le cesoie mia madre, le caccole, con le cesoie. Si svegliano i bimbi e sono felici di andare a scuola. Ma chi è mai stato felice di andare a scuola? Qui in mezzo è andato felice da andare a scuola, chi? Ma certi calci sotto i coglioni, pam, arzate, vai a scuola! Il nonno sempre con qualche soldo in tasca, c'ha sempre un tosco, sempre tutti i cosiorisi in soldo in tasca, e lei e lui si svegliano e si dicono, ciao amore. Ciao amore. Dopo 10 anni di matrimonio, ciao amore, ti dici? Te ringhi! Dopo 10 anni vado ringhi, pisci sul divano il territorio il tuo. L'albero del Natale ti serve per pisciacce e per metterci le palle, le tue personali. Ah! E si baciano. Dicono, ciao amore, non ti dimentichi nulla. Sì, amore, scusa. Torna indietro e si baciano in bocca alle 7:30 del mattino. Dopo tutto quello che ti sei mangiato, il giorno dopo alle 7:30 del mattino c'hai un sorcio morto in bocca.
ci ammazzi le zanzare di Kirchhoff. Ti vuoi fare un... dovevo comprare un pacco di carta igienica, loro hanno fatto Sofax, la carta igienica, la camomilla, ma che vuol dire che mi sa addormentare il culo? Ma li mortacci vostra! Tu stai lì, piano de merda! Poi hanno fatto Cotonelle, la carta igienica per lei, e noi coi coriandoli, immagini a carnevale con la stella filante, ma li mortacci vostra! Non c'è più una gelateria, non c'è la gelateria. Voi che avevate la gelateria, ti ricordi c'era crema e cioccolato? Finito, finito, finito. Io faccio una pipetta io, io faccio una pipetta io per aiutarla. Signora, come va? Si sta divertendo? Sì, sì. Dove va da parrucchiere? Io, il mio è morto. Il mio è morto di fame. Dove va da, da Moira Orfei, la sorella di Liana? C'è il teatro e roba loro. Non c'è più una cosa normale. La gelateria una volta entravi c'era crema e cioccolato, adesso voi andate in gelateria e rompete il cazzo voi. Bambini, io vi dico una cosa, ufficialmente davanti a tutti, ci avete rotto i coglioni, ci avete rotto i coglioni! Non lo possiamo stare a comprare tutto quello che cazzo vedete! Avete rotto il cazzo! Una cosa, devi decidere, che cazzo è il gelato, la caramellina, la gomma? Decidi! Uno, finito! Ci davano certe pizze, ci davano certe pizze, ci davano certe pizze, ti ricordi? Senza aver fatto niente, via qua, fiata la mignotta, papà, via qua che temeno. Siamo, noi siamo cresciuti con via qua che temeno, e tu dici, e che sto stronzo? Piame, mename, devo venire là per pia la sveglia, ma vaffanculo. Questo era il dialogo, non lo dicevi perché sennò ti uccidevano. Ci davano certe pizze. Perché lo sguardo era questo. Ciao ma. Ciao. Che hai fatto? No, tu hai fatto un macello. E tu dici, chi gli ha detto? Avvicina. Che non si era mai, la vicina non si è mai fatta i cazzi sua. Te davano certe pizze. Via qua, via qua. Pa! Ma fai i compiti, forza. Ma fai i compiti, forza. Studia. 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 La prima visita ufficiale che fa Giuseppe Ratzinger. Ma l'aveva sceso a San Pietro e ha detto, i pompini, dove sono? Sono scappati, hai visti? Ma è vera! Il mondo ha visto dei pampini, dove sono i pampini? Con gli occhi azzurri, con la riga da una parte, la boccuccia così, ma i pampini, se sono andati! I pampini! Ma che pacca, i pampini! I pampini! La prima visita ufficiale che fa Joseph Ratzinger la fa al ghetto ebraico. La fa alla sinagoga da noi, al ghetto ebraico. La prima visita ufficiale di Stato. Va lì e dice, nella gioia e nella spaccanza. Nella gioia e nella spaccanza. Quando i nostri amici ebrei hanno sentito sta cadenza, un po' nordica, teutonica, dice, cazzo, l'ultima volta che abbiamo sentito sta cadenza se ne sono portati via 2091, ne sono tornati in 22, con un po' di pericolo, ha detto, no, cazzo, sono usciti tutti i carciofi a giudicare, santità, un carciofo io lo damo, ma nella gioia della speranza già abbiamo dato, grazie, grazie, grazie tante, santità, magari un'altra volta. Magari un'altra volta. Ma che cazzo sta succedendo? Ho visto Fini andata a Auschwitz, Fini che ha detto sì, ma in fondo i negri sono diventati scuri, non dice più negro, dice scuro, dice extracomunitario, Fini! Ma che cazzo gli è successo? Dice, il fascismo male assoluto, Mussolini è stato un assassino, Fini! Andata a Auschwitz si è messo alla papallina quella degli ebrei, dato lì col candelabro, Fini, ma che cazzo sta succedendo? Che è successo? Andato lì ha detto, anch'io ci ho avuto un lutto qui ad Auschwitz. E tutti sono guardando, che cazzo, c'è un mio zio è caduto dalla torretta di guardia. Ma che cazzo sta succedendo? Ma cosa?
figlio, si è circonciso tre volte, gli è venuto dalla cappella come un fungo porcino. Ma che sta succede? Che c'è, diretto? Zitto. È arrivato un nuovo prodotto. Che? Zitto. Si muovono tutti. Si muovono tutti. Lo scorso anno ha dato il 38%, cazzo, lordo e netto lo 0,000000000010. E ti dicono, ma c'è il future, ci abbiamo il future, la stock option. Se te servono 6.000 euro per aprire una pizzeria sotto casa, un gruppo di ragazzi per aprire un chiosco, ti fanno morire. Perché per 12.000 euro loro vogliono garanzie per 350.000 euro. Ma se io avevo le garanzie di 350.000 euro, te chiedevo 12 milioni a te, ma li portassi tua, pisciavo dentro al banco, Matt, se c'avevo 350.000 euro, ce pisciavo, che la foto, me lo faccio fare la foto. So io, Alessandro Di Carlo è piscio. Venite ma beve, li portassi vostri. Sono andati 112 comuni del Sud Tirolo, al Quirinale, 112 sindaci del Sud Tirolo hanno detto: noi vogliamo andare via da questo, noi Sud Tirolo, noi non ci dovete togliere la bandiera, facciamo per cazzi nostri. Io mi aspettavo che napoletano, gli disse: ma buon vanito, volevo dire, io da vino, non vi preoccupate, non fa niente, io da vino. Invece no, ho fatto il presidente fino all'ultimo. Noi con quelli là, noi ci dobbiamo. La libertà sta nelle differenze, non nell'omologazione. Il fermento culturale, artistico, ecco perché non c'è. Dal Medioevo, crolla Roma, Medioevo, ci vogliono, per arrivare al Rinascimento, 500 anni, i fermenti culturali, tutto uguale, non c'è fermento. Tutto uguale, l'omologazione. Se tu prendi il sindaco di Innsbruck, lo porti a Napoli, dopo tre giorni si ammala e muore. Non puoi vivere come dici, a Napoli si vive così. Se tu prendi un napoletano, lo porti a Innsbruck, dopo tre giorni il sindaco di Innsbruck parla un po' napoletano. Appena ti addormentavi, te levano le corna. Tu stai lì col Corriere dello Sport, di sonno, dici, ma che cazzo, datemi un giornale in braille, perché... All'Umberto Primo c'era gente che non dormiva da un anno, diceva, come va? Sto bene. Dice, ma te vedo un po' stanco, fatti i cazzi tua. Al San Camillo c'era uno in coma da 4 anni. Al San Camillo, questa è vera. Al San Camillo c'era uno in coma da 4 anni, passa un po' in 4 anni attaccata a una macchina da 4 anni, passare un portantino romano col Corriere dello Sport, a Roma Lazio, dà una botta con il piede, stacca una spina, si risveglia. Lo mantenevano in coma. Si è svegliato, ha detto, come funziona questa macchina, li mortacci vostra. Sentiva qualcosa di politica, di cose, mia madre diceva, ragazzi, mi diceva, il mondo si divide soltanto chi magna e chi guarda. Finito. Punto. La quinta elementare. Ma gli arrivava la saggezza del popolo. La saggezza popolare, che era un bene acquisito. Tu gli anziani li ascoltavi una volta, ma siccome li hanno catturati, gli anziani gli hanno dato il Viagra. Uno di 78 anni, io lo devo, non so come chiamarlo, se lo chiamo uno di 95 anni vecchio, si incazza! Se perché gli hanno devastato la mente con i quiz, devastati tutto il giorno, sono 20 anni che guardano quelle cose, tu nonna, è devastata! Walker Ranger, che cazzo, Rete 4! Io conosco una signora che si vede Rete 4 e sul grafico
dell'Auditel di Rete 4 c'è la foto sua, perché una sua, c'è lei, la foto. Eleonora, signora Eleonora. Sì, l'altro anno qua è venuto un signore, è entrato in camera e ha detto: "Dica, amica, mi sta bene? Io ho 79 anni, scopo." "Ah," mi ha detto, "stai a capire? Oh, io scopo," mi ha detto. "Guardate, ma io non volevo fare il mio cabaret d'opinione, è tutto un gioco, ma per carità, io dico una serie di cazzate, ma per stare insieme, per divertirci un po'." "Oh, io mi piace una pasticchetta e scopo." Però mi ha detto, in quel mentre, lui è tutto così, io sto come mio nonno. Cosa? Mi ha detto, in quel mentre a me, i lombardi, i veneti, me li sono tenuti per ultimi mi sono tenuti. Loro hanno il progetto politico loro di staccarsi dall'Italia e annettersi all'Austria. Se passa il referendum io gli do il voto. Allora, adesso vi tolgo la curiosità che molti di voi forse hanno. Come la penserà Di Carlo, cosa voterà? Voto Lega Nord. E certo, se fanno il referendum gli do il voto. E certo, scusa, senti che succede. Gli dai il voto, loro si staccano dall'Italia, si annettono all'Austria. L'hai vista la cartina geografica com'è? Si staccano da lì e si attaccano all'Austria, diventano l'Austria del Sud. Loro diventano la, non l'Italia del Nord, ma l'Austria del Sud. E quelli fanno un bucio de culo così come la Cappella Sistina. Edoardo, se sta in sala, non lo so, dice una cosa straordinaria. Dice: la Jeep è una macchina per deserto, concepita per deserto. Chi se fa la Jeep a Roma c'ha il deserto nel cuore. Dice una cosa straordinaria, la Jeep, che cazzo ce devi fare con sta Jeep di merda? Poi ci metti i parafanghi d'acciaio perché ci stanno le mandrie di gnu, a Garbatella al quadrato ti passa lo gnu, tu magari te rompi la Jeep perché ti passa la giraffa, la via, è pericolosissimo, viene le zoccolette con il SUV, ti passa un rinoceronte, che cazzo fai? Sfoglia la macchina! Tutti quanti, gli ultimi 20 anni della storia di sto paese, perché questi qui, io ho abbassato le tasse, io ho ricucito, e tanto ti chiedo scusa amore, scusami per quello che ho detto, scusami. Si scrivono su, io non me la pio con loro, io me la pio col direttore, con Ezio Mauro di Repubblica, che pubblica, ma se tu lui gli corti ragazzo, che te pubblicano sul Messaggero, te dico ma vattene a fanculo, chiamalo tu ragazzo, lascialo, va a scopare con l'altro, ma do cazzo sei, ma quando tuo padre litigava con tua madre, si strangolavano a casa, non è che chiamava la Gazzetta dello Sport, c'ha un fax per mandare a fanculo a mia moglie, ce la mandava a casa, a Marie va a fanculo, e la moglie della volta va a far culo te, diavano lì i bicchieri, se li tiravano, le famiglie sane. E ti chiedo scusa amore, ti chiedo scusa, purtroppo quella valletta era comunista. Lui, voi perdonatemi amici, lui parla così, perché lui, se tu parli con uno psichiatra, uno psicologo, se parli con uno psichiatra te lo dice, lui è comunista e non lo sa. Lui, perché, ma uno che parla in terza persona, egli ha fatto, si crede Gesù Cristo, egli ha detto, l'hai visto da Bush parlava in inglese, ma l'hai visto, questo paese è strip e straps, stelle e strisce, strap e strip, strap, questo paese è l'America, dobbiamo, welcome to the America. Mi servirebbe la pista del più vicino, beh, ma andate a fanculo, sei nano, sei nano. I muri sono crollati tutti, i muri sono tutti crollati, non c'è le destra e la sinistra, c'è il sotto e sopra, e quelli che stanno sotto sono 5 volte di più di quelli che stanno sopra. La lingua più parlata al mondo qual è? Perdonatemi, non è l'inglese, è il cinese, sono 1,5 miliardi, per i cazzi loro, da soli sono 1,5 miliardi, 1,5 miliardi per i cazzi loro. Prima mi ha intervistato Malò, la ragazza quella che faceva il Grande Fratello, la cinese, mi ha dato un dato sconcertante, ha detto: Pechino e Shanghai,
insieme, 55 milioni di persone. Noi, tutta l'Italia, siamo 58 milioni. Allora ho detto, vedi che noi siamo un condominio di Pechino? Loro quando fanno i concerti, 25 milioni di persone, c'è chi c'era? C'era un cazzo di nessuno, una noia. Perché il rapporto è una noia mortale, un flop, 25 milioni, un flop. E i cinesi, e quando morono si seppelliscono col culo per aria, così c'è parcheggio nei bicicletti. È vecchissima, ma funzionasse. Se ne andavo Giovanni Paolo II, c'è stata quell'ondomotiva incredibile. E io pensavo che la Chiesa andasse un attimo avanti, facesse veramente un balzo ecumenico. Giovanni Paolo II, per riallacciare e ricucire il dialogo interreligioso. Scusa, ogni tanto sputo, ma che cazzo vuoi? Mi guardi come dire, che cazzo vuoi? Sputo. Ci ha messo 25 anni Giovanni Paolo II per riallacciare il dialogo interreligioso. 25 anni la marcia della pace, Assisi, tutte le religioni, i Pelle Rossa, gli indiani. Era anche un momento di grande bellezza anche visiva, vedere tutte le razze del mondo, le religioni del mondo, con Colomino vestito di bianco, il polacco ad Assisi, tutti in fila, c'erano gli indiani col calumè. E c'era il Papa e diceva, noi con l'incenso, se famo un po' di incenso, non... Dopo 2000 anni del censo vi sarete pure rotti di coglioni, provate questa erba indiana fantastica. Tutti vedevano la Madonna sua, dopo te fai un tiro di quello per di certe madonne che non hai mai visto in vita tua. 25 anni è arrivato questo qua con un quarto d'ora, il tempo che scende, va a San Pietro, un quarto d'ora. Hanno fatto delle leggi, la legge è quella sulle droghe, hanno riportato il paese 60 anni indietro, ma come ti può venire in mente che una canna è come una pera d'eroina? Come ti può venire in mente che una canna è come una pera? Ma come cacchio, che cazzo dite? Gli è venuto in mente sta cosa qua? La canapa, è canapa, è una pianta. Allora se te bevi 2 litri di vino? Se te bevi 2 litri di vino? Che fa? Non ti senti com'è? Oh. Cazzo, tuo nonno è uno dei più grandi tossici della terra, perché tuo nonno, io non me lo ricordo mai fermo. Io mio nonno me lo ricordo sempre che ha labirintite. Sentiva un rumore di qua e andava per i cazzi su dall'altra parte. Aveva un senso audiometrico tutto per i cazzi suoi. Che intervista, quella di Rai 3, che intervista i serial killer. Quella di Rai 3, quella con i capelli che c'ha. Io la guardo e dico, quanti cazzo di capelli c'ha questa? Ma perché non te cascano per te, vecchia puttana, gli dico. Vecchia puttana. E danno due ore a uno che ha massacrato la famiglia. Danno 2 ore! Io non posso fare neanche 30 secondi e mi cacciano via se dico una cosa, quindi erano 2 ore! Io dico, ma che cazzo sta succedendo? Io non riesco più a capire. Ho fatto via Sannio contro mano, via San c'era nessuno, bello, è bello andare contro mano quando c'è nessuno, hai visto? Mi sono fatto 3-4 contro mano per la soddisfazione, vaffanculo, ah, e mi facevo il conto dei multe, 70, 7, 14, 21, 210 euro, vattana, affanculo, bellissimo, tutto per gusto, dannacce. Stavo da solo. Che c'è internet, la banda larga, le antenne, il mondo, non c'è più un bambino con le croste e le ginocchia, non c'è più, è tutto facile, è tutto facilitato, gli impedisci di crescere, glielo stai impedendo perché sei uno dei 40 anni drogato, sei drogato. Gli impedisci di crescere. Io ho i vicini di casa, ho Daniele, il vicino di casa ha preparato la maturità quest'anno, 18 anni con gli amici suoi, 20 minuti a studiare, io le sentivo da là, poi a un certo punto PlayStation, 2, 3, 4, 5, 6 ore. Io ho detto, Daniele, con tutta la gnocca che c'è per Roma, pieno di gnocca Roma, vengono ancora le straniere e non riescono più, le straniere vengono perché aspettano il cric romano e non lo trovano, perché stanno tutti a casa con la PlayStation, vengono i norvegesi e i tedeschi, stanno lì e dicono, è finito pure il cazzo, è finito!
con la PlayStation 3, 4, 5. Uomini che se lasciano con le fidanzate per sta cazzo dei PlayStation è la follia pura. C'è la madre, ha detto, però Alessandro, a mio figlio non gli devi dire quelle cose. Ha detto, Franca, ma come no? Ma è possibile, sono quattro ragazzi tutto il giorno dentro casa. Passagli almeno delle riviste, delle cose. Ma cazzo, noi siamo andati avanti con Vestro per una vita! Con Vestro! Se facciamo le zagane con Vestro! Ti ricordi Postal Market? Postal Market, sai, usa la testa ed ogni pacco che ti arriva è una festa. Era la zagana la festa, arrivava Postal Market e se facciamo delle zaganoni che non finivano mai! Gli americani mandarono 500 tornado, la Gran Bretagna mandò 300 tornado, i francesi mandarono 200 tornado, noi mandammo... Me guardi, sono Maxisemo, te sto a un millimetro, dove cazzo guardi? Drogato, dove cazzo guardi? Me guardi, sono qua, sono qua, insomma, dove cazzo stai? Guardi? L'Italia mandò un tornado. Cucciolone e Bellini. Voi non neanche eravate nati, nel 90. Cucciolone e Bellini, un gelato e un aperitivo. Con aereo? Non hanno girato? Hanno girato 42 secondi, con uno sgadaro l'hanno abbattuti. Pum! L'hanno gonfiati de botte, ci hanno fatti vedere 2 mesi in televisione gonfi. Così, gonfi. Non siamo portati noi per queste cose, non ce l'abbiamo. Io vi ricordo che le guerre combattute da tutta l'umanità, c'è uno che perde e uno che vince, giusto? Io vi ricordo che il popolo italiano nella seconda guerra mondiale siamo stati l'unico popolo al mondo a pareggiare la guerra. Noi l'8 settembre abbiamo fatto 1-1. Non esiste sulla grossa terrestre, abbiamo pareggiato la guerra. Po' di qua, po' di là. Aspetta. La nostra Vittorio Veneto che abbiamo mandato nel Golfo Persico è entrata, ma non riuscì a più riuscire. Sono rimasti 3 mesi, ci stanno le comunicazioni, le bobine. Ma te pare che è comicità questa? Questo è un dramma. Oh, do cazzo esco. Sto a Dubai, che cazzo devo fare? Da mignotte, ci sto, ciao. Culo, to culo. Culo, volgarità. To culo. Poi uno gioca al Superenalotto, gioca 1 euro, 2.000 lire. Vince 44 milioni di euro, sono 88 miliardi, con 2 sacchi, 88 miliardi. Ma come lo chiami te, bucio d'intuito? Ma dimmi come lo chiami, ma lo dovrebbe dire anche all'Angelus, Ratzinger! Si aspettava il nuovo pastore per 1 miliardo di cristiani nel mondo, chi lo voleva sudafricano, chi lo voleva nordamericano, chi lo voleva italiano. Io personalmente ho un sogno nel cuore, io vorrei Papa Carletto Mazzone. Carletto Mazzone Papa, che parla al mondo, uno che parla romano, uno che non parla bene ma se fa capire, le chiese te le riempie. Perché te immagini Carletto Mazzone, ragazzi, io domani vado in chiesa, vedete voi, no, chiamate l'under culo, io ce vado. Tu lo segui uno così, perché è un uomo. Uno che cambierebbe anche la benedizione, da così a così, che è fantastica! Chi lo voleva nero? Chi lo voleva nero? Hanno detto no, nero no, nero no, nero no, nero no, nero no. Sai, hai letto Nostradamus? Cioè no, noi veramente leggiamo il Vangelo, ma che il Vangelo, ma chi lo legge? Ma non amo mai letto il Vangelo, ma chi legge il Vangelo? Ma per carità di Dio! Nostradamus, sì. Nero, Papa Nero, finisce il mondo. Cazzo, no. Meglio di no. No, 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 no. No, no, facciamo un altro. Facciamo un altro. Sì. Che famo? E famo questo qua. L'ex prefetto del Santo Uffizio della Sacra Rota. Il tedesco. Facciamo un altro pastore tedesco.
hanno fatto un nuovo pastore tedesco. Ma tu ridi, ti dovresti grattare i coglioni, sono martiri. Noi abbiamo tre possibilità: paradiso, purgatorio o inferno, giusto? Perfetto. Loro quando muoiono c'hanno martiri, hanno una possibilità: il paradiso. Li aspetta 72 vergini a testa. Il Corano gli dice che c'hanno 72 vergini a testa. Da quant'è che non scopite? Da quant'è che non scopi? Se ti offrissero due mezze mignotte, dai fuoco al Colosseo, vero o no? Cazzo! Dice che stanno tutti zoccoli. L'aperitivo! L'aperitivo non funziona a Roma! Noi volevamo mettere sassete! Andiamo a fare l'aperitivo. Facciamo l'aperitivo. Dai, aperitivo, dai. Facciamo l'aperitivo. Andiamo a piastro cazzo d'aperitivo! Un bancone di roba fredda. E il bancone è tutta roba fredda. Te danno il piatto di plastica bianco come al San Giovanni. La forchetta bianca che fai così in un pian cazzo. Fa pss, l'oliva va di là. Pezzo di frittata va di là. Te casca perché te casca. Ma è appetitivo. Andiamo per appetitivo. Vabbè, Dio, l'anima degli mortacci vostra. Noi a Roma, che ci fa magna? Far favore, con questa parola magica noi riusciamo ad aprire tutte le porte in aprile. Oh, far favore, in quel far favore c'è tutta la presa per culo di 3.000 anni di una città. Oh, far favore. Vieni, eri andato a fare pipì? Col pistolino? L'hai sgrullato bene? Quante sgrullate hai fatto? Due, tre? Alla quarta sai che poi scatta la regola, eh? Non è più sgrullamento, ma è zaganella. Vedrai un giorno quante belle cose potrai fare con il pisellino. Tutto da solo. Che è? Se no, la classica piotta sulla salaria. Gli famo pure pena. Gli facciamo anche pena e te lo spiego. Ti spiego anche come. Io mi immagino Al-Qaeda. Al-Qaeda che prepara tutti gli attentati nel mondo. Al-Qaeda, c'è Al-Qaeda che prepara gli attentati nel mondo. Cioè, Parigi, a Metropolitana, Parigi, fatta, c'è fatta, c'è fatta, fatta. Un altro, facciamo la, Madrid. Fatta, Madrid. Fatta, già fatta, Madrid fatta, Londra fatta, pure Londra fatta, New York fatta, voglio fatta, Roma, quello fanno da sole. Noi l'attentato alla metropolitana se lo siamo fatti noi, bei cazzi nostri, ti ricordi se sono schioppate tutto, un macello? Subito Al-Qaeda ha detto, ma noi c'entrava un cazzo, siete voi che non ci capite il cazzo a portare la metropolitana a testa di cazzo, hanno messo giù. Gli famo pena! Ma Al-Qaeda, ma con noi, ma gli famo pena! Ci siamo disintegrati, 4 fermate dalla metropolitana, 7 convogli, 2 morti, 75 feriti! L'intervista è stata... Che è successo? Era rosso, si dice. Senti, era rosso, ma io dalla centrale operativa non ho sentito nulla. Ma se era rosso, l'anima degli mortacci tua, te devi fermare, corosso, te devi fermare. Tu passi con la macchina con rosso, ma che tu devi dire il vigile che te devi fermare, gli mortacci tua, te devi fermare, te devi fermare. È rosso. Ma che ci mettono un cocomero, li mortacci tu? Regalano PlayStation e dischetti della PlayStation. C'è un disco della PlayStation che si chiama Driver, lo chiamano gioco, è vicino a Satana, Driver. Cosa consiste il gioco? Il gioco consiste nel uccidere tutti quelli che passano su un ciclomotore o su un'autovettura. Lo devi abbattere e gliela devi togliere, Driver. Poi io non posso dire piatalando il culo, capisci? Cioè da me chiedono quello che loro neanche riescono a pensare, cioè un po' di onestà ideologica. Ma io dico, ma l'anima degli mortacci mia! Mia! Me dico i mia, così non vi offendete! I mia! La PlayStation! Tu ce l'hai sicuramente la PlayStation!
Ma il Padre Eterno, il joystick, te l'ha fatto prima della Sony, ce l'hai qua. Qua ce l'hai. E certo, te lo prendi, è gratis, è tutto gratis, non spendi la lira, ti fai delle zagare infinite, delle zagare infinite gratis. La Sony giapponese va a fanculo. Ti viene una pelle liscia senza neanche un brufolo. Clerasil, va a fanculo, ne fai una zagara e spurghi. Spurghi! Quando ti telefonano, quando telefono, capito? Pronto, siamo della Golden Meyer, guardi, mi stavo facendo l'amore con mia nonna, mi scusi. Sì, 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 attaccano, non ti chiamano più. Che uno dice, questo è matto, che cazzo chiamiamo? Uno sta scopando la nonna e cancellano, capito? Vi dovete difendere così, senza, vi difendete, mi stavo anche appettando mia nonna, sai, c'ha tanto bisogno, di Carlo cancello per tutta la vita. Ti difendi così, ti bussano a casa, chi è? L'amministratore, vai nudo. Dica, no, niente, il condominio a posto, sì, grazie, tu. E dico, capito? Che arrivano i testimoni di Geova, capito? I testimoni di Geova, accomodate, piano il caffè, no, no, andiamo via. Ecco, perfetto. Così tu, capito? Tu ti... viene l'esecutore finanziario, come si chiama? L'esattore, viene l'esattore, lo inviti, gli fai il caffè e chiami l'amici e lo corchi in 15. Finito, si cancellano, no, non vengono più, finito. Stop. Il caffè, allora, al di là dell'ideologia, destra, sinistra, centro, sopra, sotto, il caffè, il mattino se non c'è il caffè nella casa degli italiani, non è un caffè, la moca, il caffè sul fuoco, la moca, abbassa, 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 spenta, se no si butta. Bollente, caffè bollente dalla moca, 2 cucchiaini di zucchero e manda giù di botto. Alle 7:30 del mattino, caffè bollente di botto. Ciao amore, tu. Se c'è una cosa che abbiamo tutti in comune, l'ONU dice che siamo 6 miliardi sulla Terra. Può essere che siamo 8, 9, 10 miliardi? Cosa ne sappiamo noi? I cinesi da solo 1,5 miliardi, che ne possiamo? Quelli censiti. E poi nelle campagne, nei paesi, che ne sai? Se c'è una cosa in comune che abbiamo tutti quanti il mattino, è che se stiamo bene, dobbiamo cagare. Lo fa Sua Santità, lo fa l'ultimo... degli uomini, lo fanno i musulmani, lo fanno gli ebrei, lo fanno tutti gli esseri viventi della terra. Il mattino si sveglia, se stai leggermente bene, cacchi. Se ti butti il caffè bollente alle 7:30 in corpo, è come se ti mettono un calippo di plutonio nel buco del culo. Al contatto con i succhi gastrici ti esplode la panza e ti cade il buco del culo per terra, boom, te rimbalza, down, 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 ti aspetta davanti al cesso, così dice, cagamo o... I lombardi veneti me li sono tenuti per ultimi mi sono tenuti. Loro hanno il progetto politico loro di staccarsi dall'Italia e annettersi all'Austria. Se passa il referendum io gli do il voto. Allora, adesso vi tolgo la curiosità che molti di voi forse hanno. Come la penserà Di Carlo, cosa voterà? Voto Lega Nord. E certo, se fanno il referendum gli do il voto. E certo, scusa, senti che succede. Gli dai il voto, loro si staccano dall'Italia, si annettono all'Austria. L'hai vista la cartina geografica com'è? Si staccano da lì e si attaccano all'Austria. Diventano l'Austria del Sud. Loro diventano là, non l'Italia del Nord, ma l'Austria del Sud. E quelli fanno un bucio de culo così come la Cappella Sistina.